Siamo lodati Gesù e Maria. Questa quinta domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, ci porta a volgere l'attenzione su quella che può definirsi, in base a quello che abbiamo ascoltato nel Santo Vangelo, una giornata tipo di Gesù durante i suoi intensi anni di ministero pubblico. Evangelista San Marco, quello che quest'anno nel ciclo B ascolteremo ogni domenica, ci consegna una bellissima panoramica del Signore tutto intento a spendersi per il bene delle anime e anche dei corpi, prodigandosi e consumandosi senza risparmiarsi per portare conforto, speranza, consolazione, vita, salute, salvezza a tutti coloro che erano ben disposti ad accogliere i doni della sua infinita misericordia. Focalizziamo un po' il brano del Vangelo. Allora, ci dice che Gesù aveva anzitutto trascorso del tempo in sinagoga. In sinagoga, cosa ha fatto? Certamente si era speso nella predicazione della parola. Sapete bene che allora gli ebrei leggevano e commentavano i brani sacri nelle sinagoghe. Dopodiché dà inizio al suo ministero di guarigione, abbiamo sentito, risanando dalla febbre la suocera di Simone. Simone, sapete che era il nome originario di Pietro, il primo papa. Dopo il tramonto del sole, sempre in base al Vangelo di oggi, siamo informati che Gesù era ancora intento a curare i malati e a liberare gli indemoniati, con una folla immensa, desiderosa di beneficiare dei suoi doni e della sua bontà. La parte finale del Vangelo, infine, ci rivela anzitutto il congruo tempo che il Signore dedicava alla sua personale preghiera, levandosi quando era ancora buio per poter immergersi nell'orazione con calma e senza sottrarre del tempo alla sua impegnativa attività apostolica pubblica. Infine, proprio al termine del Vangelo, San Marco ci mostra la sollecitudine di Gesù nella sua volontà di voler far giungere gli effetti benefici del suo ministero a quante più persone possibili. Devo predicare anche altrove. Quindi percorrendo con zelo e generosa alacrità i territori della Galilea per portare ovunque l'annuncio del Vangelo, la guarigione dalle malattie e la liberazione dai demoni. Ora, questo è il quadro. Questa giornata tipo di Gesù è certamente un punto su cui tutti noi, figli della Chiesa, forse anche un po' più, in maniera ancora più approfondita, ecco, coloro che nella Chiesa hanno il sacro ministero sacro, cioè sono pastori, comunque tutti dobbiamo confrontarci con questa giornata tipo di Gesù e confrontare le nostre giornate tipo con la sua. Quindi, il Vangelo ci informa anzitutto che qual era la priorità di Gesù, la cosa che stava al primo posto nella vita di Gesù, qual era? La preghiera. Se si alzava quando era ancora buio per immergersi a lungo in preghiera, lui, capite? Dobbiamo contemplarlo questo episodio. Ma che bisogno c'aveva Gesù di pregare? Secondo me, non era Dio forse? O non è vero che è figlio di Dio? Ci crediamo tutti che era figlio di Dio. Eppure il figlio di Dio pregava sottraendo tempo al sonno e alzandosi presto assai, perché prima si prega e poi si fa tutto il resto. Quindi, primo punto di meditazione. Anche nella mia vita la preghiera è al primo posto, ogni mia attività, dice una bella preghiera della Chiesa, ha da Dio il suo inizio e in Dio il suo compimento. Quanto tempo al giorno dedichiamo alla preghiera? Guardate, mettetevi seduti. 5 minuti? Cioè, 100 minuti la mattina e 2 minuti la sera? Mezz'ora, magari dico rosario. Un'ora, dico rosario, vado a messa tutti i giorni. Un'ora e mezza, dico tutti e tre le colonne del rosario, vado a messa. Quanto tempo dedichiamo alla preghiera? Ogni giorno. Cioè, abbiamo 24 ore. Che dite? Punto interrogativo. Dobbiamo pensarci, Mia mamma mi raccontava sempre, la mia santa mamma, buon'anima, che
che quando andava a confessarsi c'era un sacerdote anziano che diceva sempre: sei stata ammessa la domenica? Ovviamente. Sì. Hai detto le preghiere del mattino e della sera? Sì, sì, sempre. E allora che ci sei venuta a fare? Gli diceva sempre così. Però la preghiera del mattino io non la ricordo, mia mamma sul letto di morte, quando moriva, c'ero io, ero già sacerdote, stava assistendo, dice: ma hai detto le preghiere? Sì, 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 ho appena finito. Ma stava in fin di vita, stava. Ecco, primo punto, com'è la preghiera nella nostra vita? La partecipazione alla Santa Messa, la stessa cosa, no? I sacramenti, quando è l'ultima confessione che ho fatto, l'ho fatta bene, sto in grazia di Dio. Per Gesù quella era la prima cosa, e ripeto, lui era il figlio di Dio, adesso non voglio... Oh. Subito dopo la preghiera per Gesù viene al primo posto, al secondo, il tempo da dedicare alla predicazione e all'insegnamento. Gesù ha speso la sua esistenza pubblica, 3 anni su 33, comunque quei 3 anni sono stati intensi, nel predicare il Vangelo. Perché? Perché è la cosa più importante di tutti, perché solo attraverso l'ascolto del Vangelo e della predicazione si entra in contatto con il Signore, si conosce la sua volontà, quello che pensa, quello che è importante, quello che ha detto, quello che è necessario conoscere e sapere per ben orientarsi in questo mondo e per raggiungere il fine per cui siamo stati creati. E qui c'è la seconda domanda per noi. Per noi preti, quanto tempo dedico alla predicazione e all'insegnamento? Il vescovo che mi ha ordinato, da me sempre particolarmente amato, come il signor Petrocchi, raccomandava a noi giovani preti: dedicate tempo alla predicazione, 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 formazione, formazione, formazione. Oggi i fedeli hanno bisogno di essere formati, dedicate tempo a questo, perché la prima cielo così è stata ricostituita innanzitutto per predicare il Vangelo, non per fare tante altre cose. È chiaro che dall'altra parte, quanto tempo dedichiamo alla nostra formazione? Punto interrogativo. Che cosa leggiamo? Che cosa ascoltiamo? Per esempio, chi mi conosce sa che se volesse sentire tutte le cose che ho detto da quando sono sacerdote si diventerebbe vecchio davanti al computer, siamo tutte quante online. Oggi c'è anche questo mezzo. Però noi siamo formati, conosciamo il Vangelo, conosciamo bene la dottrina cattolica, i comandamenti. Dedichiamo del tempo a questo. Guardate che la propria formazione cattolica è un dovere ex primo comandamento, quindi trascurare la propria formazione, quindi lasciare che la nostra fede languidisca e si spenga, è peccato da confessare, è una omissione. Poi l'altra cosa che Gesù ha fatto, sempre molto importante, il ministero di guarigione e di liberazione. Guariva i malati e liberava gli ossessi, anche in forma straordinaria, quindi anche facendo i miracoli. Ecco, ma tutti i figli della Chiesa lo possono certamente esercitare in forma ordinaria. Come fa Gesù oggi a guarirci dalle nostre malattie, anzitutto quelle interiore, a tenere dalla nostra esistenza lontani i diavoli o quantomeno darci la forza di combattere? Come fa? Anzitutto attraverso il contatto con i sacramenti, soprattutto la penitenza e l'Eucaristia. Se voi leggete i libri scritti dagli esorcisti, uno dei più famosi che adesso è morto ma lo conoscono tutti, era Don Gabriele Amort, diceva che una confessione fatta bene, e lo diceva a quelli che c'erano, vale più di 100 esorcismi, perché la confessione scaccia i diavoli, tutti, anche se non siamo indemoniati, perché il diavolo nella sua azione ordinaria non fa altro che tentarci per indurci al male, farci peccare. Quella è la cosa più pericolosa. L'Eucaristia. Sapete che l'Eucaristia si può prendere soltanto quando si è in grazia, cioè quando si è confessati. Non fate mai la comunione se non avete la coscienza tranquilla, non troppo, non fino allo scrupolo, però la consapevolezza di essere, per quanto ne sappiamo, in grazia, quindi esserci confessati bene, recentemente. Quando c'è questa condizione, però, un contatto diretto con l'Eucaristia è basilare, perché con l'Eucaristia Gesù entra dentro di noi quando facciamo la comunione. Gesù, peraltro, è ininterrottamente con noi nei tabernacoli. Possiamo parlarci, possiamo adorarlo, possiamo sostare alla sua divina presenza. Dopo aver fatto la comunione non scappiamo come se stessimo sulla sedia elettrica fuori dalle parrocchie. Appena il sacerdote va, mi benedica Dio onnipotente, Spidi Gonzales, calma, specie che ha fatto la comunione, tranquillo,
15 minuti prima che le specie eucaristiche si consumano. Se chi fa Speedy Gonzales si esce fuori, si porta a spasso Nostro Signore, cioè gli angeli custodi che gli stanno vicini con le mani nella testa, dice questo è matto, questo qua, questa è matta, si porta in giro Domine Dio senza manco dirgli una parola di ringraziamento o fargli un atto d'amore, no? Ecco. E poi l'ultima cosa, per Gesù e anche per noi, noi ci liberiamo dal male e dei suoi malefici effetti con la santità della vita, quindi con una tensione costante verso una vita sempre più santa. Questo si fa certamente attraverso l'uso della preghiera e i sacramenti. E mi permetto di aggiungere un'ultima cosa, oggi che vado un pochino in disuso. I sacramentali, sapete cosa sono i sacramentali? Sono delle cose molto importanti. Faccio qualche esempio. Il segno della croce, quando ci facciamo il segno della croce fatto bene, non come quando stiamo a scacciare mosche, che vi tutto che si capisce bene che stiamo a fare, quello è un sacramentale. L'acqua santa che c'è alle porte della chiesa, possiamo averla anche a casa, è un sacramentale. Portare addosso un oggetto benedetto, un rosario, un crocifisso, una medaglia miracolosa, è un sacramentale. Avere in casa un crocifisso o qualche immagine sacra, ci stanno certe case, spero non le vostre, dove se ne vedono di ogni, sculture di nudi, disegni di donne nude, quadri orribili che chi lo sa che li ha dipinti, maschere africane che se c'avessi in fio che stesse dentro una casa così, se mi fa piano infarto, mi ricordo quando ero piccino c'era un parente che c'aveva, ma non ricordo, ho 53 anni, non ricordo se fosse ieri, c'aveva una maschera africana brutta, scura, io ogni volta che entravo in tua casa mi terrorizzavo, ma mettici un crocifisso, ma dico ma santo c'è, ma te lo ordini al medico che mettete un mostro dentro casa, se lo vede, io terrorizzato, ho 53 anni, cioè 50 anni fa, non lo ricordo come fosse ieri, entravo dentro sta casa e ero terrorizzato. Avere un po' di cose belle, no? Non è bello un quadro della Madonna, cioè un quadro del Sacro Cuore, una bella immagine dell'Immacolata, no? Che quando tu la vedi che ti mette un pochino di distensione. Questi sono tutti quanti sacramentali. Sapete come la Madonna in un'apparizione riconosciuta ha detto portate sempre con voi addosso nelle vostre case gli oggetti benedetti. Ora io concludo con una citazione dell'Apostolo della seconda lettura che dice guai a me se non annuncio il Vangelo. Ora, quindi annunciare il Vangelo ed essere formati nel Vangelo, anzitutto, questo è il segreto della vita. Il Vangelo come il Signore ce l'ha consegnato, senza alterarlo e senza adulterarlo. Quella è la strada della felicità, è il sale che dà senso e sapore a tutto quello che c'è e ricordiamo sempre che la nostra formazione è la prima e la più importante cosa da fare ieri, oggi e sempre. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.